Allora, faccio trading da svariati anni, più di 10 anni che sono sui mercati e tendo a preferire i mercati molto scambiati, molto liquidi, come per esempio il mercato Forex, è uno dei miei preferiti, gli indici di borsa principali e le materie prime principali come oro e petrolio. Una cosa che mi piace particolarmente è avere mercati che non hanno troppi gaps di mercato, troppi buchi e soprattutto che, vista la mia operatività che è end of day e quindi multi day, sto dentro al mercato a volte più giorni, che mi possano permettere appunto tra venerdì e lunedì di non avere troppi gap, appunto, troppi buchi, quindi un grafico più lineare, cosa che permette molto bene per esempio il mercato del Forex. Anche se il Forex è un mercato dove si può utilizzare comunque un'ampia leva, anche oggi una leva in linea di massima 1 a 30 sulle principali coppie di valute, io non uso tanta leva, anzi, uso basse leve e il mio consiglio è quello di utilizzare leve basse, in primis, sapere quello che si sta facendo e avere un corretto studio del position sizing quando si entra a mercato, quindi calcolare bene la taglia d'ingresso in posizione. Allora, il primo consiglio potrebbe essere quello di mantenere le cose semplici. Keep it simple, manteniamo le cose semplici, non complichiamoci la vita con mille indicatori, mille strategie difficili, cerchiamo di mantenere le cose semplici e cerchiamo di studiare il grafico e di capirlo. Stiamo lontani da tutti quei sistemi automatici che sinceramente sono difficili poi da gestire nel tempo, a meno che voi non siate degli esperti di questo settore, quindi il trading automatico, altrimenti sinceramente il mio consiglio è quello di capire quello che si sta facendo, capire quello che è il mercato e attraverso un piano di trading operare in base appunto alle proprie regole e in base a quello che vediamo sul mercato, ragionando sempre con la testa. Non c'è una chiave che apre tutte le porte, il pattern miracoloso, ci sono delle regole da seguire. Io faccio price action sul daily principalmente. Quando ci sono quelle regole, si può premere il grilletto. Altra cosa sempre che consiglio è di usare pochi strumenti e conoscerli bene, andare un po' in simbiosi con questi strumenti, analizzarli end of day, end of week e quando si è davanti di fronte a tutte le regole del proprio piano di trading, si va a studiare all'interno di quel setup e se tutto è confermato, si può andare a operare. Quindi, ultimo consiglio, lavoriamo su grafici con alti time frame, io prediligo il daily e cerchiamo la qualità invece che la quantità. Allora, tra gli errori da evitare, direi che ce ne sono due. In primis, che mi sento di consigliare un pochino a tutti, quindi di evitare. Il primo è evitare di non usare stop. Vedo ancora tantissima gente che tende a non usare stop loss. Cerchiamo di abituarci di avere un massimo stop nella posizione e quello è rispettarlo. Altra cosa che noto frequentissima, più frequente del non usare stop, è il cambiare spesso metodo. Arriviamo fino in cima quasi e poi cambiamo metodo. Arriviamo fino là e poi si cambia metodo. Alle prime difficoltà, una, due, tre, quattro, cinque difficoltà, boom, si cambia metodo. Questa non è la strada per seguire per fare del trading, un'attività profittevole, costante di successo. Allora, una cosa che a mio avviso in generale noto che si deve migliorare è non tanto la strategia, credete in voi stessi, dovete credere in voi stessi e nel vostro metodo. Solo così, credendo in voi stessi e nel vostro metodo, che ovviamente deve essere un metodo profittevole, deve essere un metodo che abbia delle basi, ma una volta che avete quello, credeteci sempre. Abbiate più fiducia in voi stessi, credete in voi stessi. Questa è la chiave.
Cosa penso dello scalping e dell'intraday trading? Dico che non è per tutti, come il trading in linea generale non è per tutti, è molto complicato, è difficile, è molto più emotivo e quindi può generare delle dinamiche a livello proprio comportamentale, direi, molto molto sbagliate. Inoltre per me il trading è un qualcosa, un'attività che mi deve migliorare la qualità della vita, non la deve peggiorare, quindi io preferisco utilizzare le mie strategie set and forget, setto l'operazione e la dimentico. Inserisco ordine, inserisco il mio target, il mio stop e poi fino alla sera successiva non si guardano i monitor. Allora, intanto mi sento di dire che questo trading è un business e come tale non è un gioco e va trattato in maniera molto molto acuta, approfondita, studiata e pianificata. Quindi io so che nel mio trading posso stare fermo anche alcuni giorni, nel senso che se non ho le condizioni per operare, operando principalmente sul grafico giornaliero, non faccio trading. Più che altro non entro in posizione. Fare trading poi vuol dire anche analizzare. Io faccio trading quando analizzo i grafici. Fare trading, il click del mouse, sì, è fare trading, vabbè, ma fare trading è analizzare, è stare sul grafico, è stare sul mercato, cercare di capire e poi magari premere il grilletto. Quindi io posso stare fuori dal mercato anche alcuni giorni operando, ripeto, daily e non operando su centinaia di strumenti. Questa è la prima cosa, ovviamente, che vado a fare. Altra cosa, ovviamente, io opero end of day, quindi una volta che a fine giornata analizzo i grafici e trovo uno dei miei segnali, cerco di entrare all'interno di questo segnale, cioè di capire questo input che mi dà il grafico, che è uno degli input che io ho nel mio piano di trading, è in linea con quello che mi dicono altre cose del grafico, quindi la price action in realtà sul grafico, quindi le confluenze di prezzo, quindi i livelli caldi di prezzo, il trend, tutte queste cose, la volatilità che io vado a mettere all'interno della mia scaletta. Se ci sono tutte le caratteristiche, allora posso definire che quello è rating AAA, posso andare a inserire l'ordine, andrò a capire nell'inserimento dell'ordine quale size è corretto utilizzare perché voglio che la posizione, se dovesse essere una posizione a costo, quindi dovesse andare in perdita, come si dice, io so quanto è il mio costo, quindi definisco la size e definisco anche il possibile target e soprattutto definisco un target che sia maggiore di 1 a 1, ma che sia anche raggiungibile. Quindi se noto che questo è possibile, inserirò il mio ordine sulla piattaforma. Con questo ho concluso, spero di poter aver dato qualche input positivo per voi che o vi state avvicinando al trading o fate trading da tempo. Quindi alla prossima pillola di trading. Vi saluto e vi auguro un buon trading simple. Ciao!